Io credo che un nesso ci sia tra la rivista I Luoghi dell'Infinito e lo spettacolo Una rondine nel cuore, che in realtà è una riflessione sull'anima, quindi infinito, anima, qualcosa di parentela, cioè questo spettacolo è una riflessione molto, molto comica, molto divertita, perché parlare di anima e di infinito nel 2022, bah, è proprio una roba da pazzi. Io penso che se si dovesse insistere, andare avanti altri 10 anni a parlare di anima di infinito, probabilmente chi lo farà verrà sottoposto a un TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Per cui, siccome è ancora possibile, parliamone.